Beh, diciamo che è sicuramente una vittoria importante, ma ogni vittoria è importante. Scendiamo sempre in campo per vincere, soprattutto sotto il pubblico di casa che questa sera ci ha dato veramente una grossa mano. Era qualche partita che non vedevo tutta questa gente, è stato molto bello. Sicuramente è stata una partita difficile perché è un derby, Cassano è una grande squadra. Noi siamo riusciti a portare a casa, diciamo, forse un po' di fortuna, però anche tanto cuore, tanta lotta, ecco, diciamo così. Venivate da due sconfitte consecutive, questa è stata una risposta importante che vi permette di raggiungere proprio Cassano in classifica e soprattutto di guardare con rinnovata fiducia al prosieguo di campionato. Beh, noi puntiamo sicuramente alla salvezza, però siamo partiti bene con due vittorie subito e abbiamo poi fatto due sconfitte, una in casa, una fuori casa, una contro Trieste che è una squadra dal mio punto di vista che può lottare almeno per i primi 6 posti e una Fondi che forse il risultato è un po' falso. Perché siamo stati in partita, siamo anche stati sopra durante il primo tempo, però adesso questa vittoria sicuramente ci dà una mano e speriamo di andare a 5 e vincere ancora per andare ancora a più 2. Prime 5 giornate, tiriamo una linea, è un bel campionato. È un bellissimo campionato, si vede che si può fare di tutto, Gaeta che quasi vince a Bolzano, Fasano che sta facendo un po' fatica, Cassano e noi che sembravamo forse un po' due squadre, diciamo, da metà classifica anche meno, che invece stanno giocando molto bene. È un campionato delle sorprese, è un bellissimo campionato, sì. Guarda, prima di tutto voglio fare i complimenti al Cologna che oggi ha disputato un'ottima partita. Ti dirò, sì, non possiamo concederci questi cali. Oggi il calo ce l'abbiamo avuto subito all'inizio del secondo tempo e poi siamo riusciti anche a recuperarlo. Ma il problema è che quando giochi in casa loro con un pubblico del genere, e poi con una squadra che ci crede fino all'ultimo secondo, poi alla fine la paghi. Abbiamo visto comunque un Cassano che vuole correre tanto, che si affida tanto ai giovani con una difesa molto mobile. E sicuramente forse questi cali sono anche un po' la pecca, no? Di una squadra che di esperienza deve ancora farsene tanta. Beh, ti dirò, non credo perché noi giovani, cioè loro giocano da quando avevano 10 anni e già 10 anni di partite hanno nelle gambe, no? Quindi credo che abbiamo fatto una miriade di partite così all'ultimo sangue, all'ultimo minuto e credo che non è questo. Credo che semplicemente oggi, secondo me, gli episodi hanno deciso la partita. Noi, adesso mi ricordo così, abbiamo fatto 3 pali interni fuori alla fine. Metti quei gol lì e vinci te, quindi non do colpa ai ragazzi perché non hanno esperienza, anzi hanno reagito molto bene perché certe squadre a 4 minuti alla fine perdere di 2, non so se riescono a ritornare. Sconfitta non cambia comunque la percezione generale che si è avuta del Cassano Magnago nelle prime 5 giornate. Se dico playoff scudetto, dico una parolaccia. No, assolutamente no. Noi ci crediamo fino all'ultimo e questi ragazzi hanno voglia di vincere, vogliono vincere. Io ho voglia tanta di vincere e tutta la società ce l'ha. Quindi, secondo me, no. Andiamo avanti così. Per la nostra strada abbiamo fatto bene. Oggi abbiamo perso, ma sabato prossimo ci rifacciamo.